Hai scoperto la dieta chetogenica, ma non sai di preciso come funziona. Hai cercato informazioni su internet, ma non ne vieni a capo. Hai trovato persone che vogliono venderti dei prodotti a dei prezzi folli, cercando di convincerti che la strada più veloce per perdere peso è che ti bastano solo 21 giorni. Fermati. Sei nel posto giusto. Il dottor Lorenzo Vieri, biologo nutrizionista esperto di dieta chetogenica, ti guiderà con questo podcast in questo meraviglioso stile di vita. Ma non solo. Troverai storie di successo dei suoi pazienti e interviste esclusive con medici e professionisti legati al mondo della dieta chetogenica. Iscriviti subito al canale e non perderti le prossime puntate. Benvenuta in Vivere in Chetogenica. Episodio 41 della seconda stagione del podcast di Vivere in Chetogenica, l'unico podcast italiano dedicato a dieta chetogenica e stile di vita chetogenico. Al microfono sempre il dottor Lorenzo Vieri, nutrizionista e divulgatore su questo tipo di alimentazione. Oggi parliamo dei consigli utili per bere di più durante la stagione fredda, che insomma sta per cominciare, o forse in alcune zone d'Italia è già cominciata, e dunque andiamo a vedere un pochino quali sono i trucchetti per risolvere questa problematica, che certamente d'estate è meno presente, ma che d'inverno può fare la differenza per una dieta chetogenica o comunque low carb fatta bene. Ma prima di iniziare il podcast, come di consueto, ricordo, se ti piace questo podcast e vuoi aiutarmi a divulgarlo, di mettere le 5 stelline sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando e condividerlo con tutte le persone che pensi possano trarne giovamento dall'ascolto. Inoltre, se non ti sei ancora iscritta, iscriviti al gruppo Vivere in Chetogenica su Facebook, la community più grande d'Italia sull'argomento dieta chetogenica, che conta oltre 81.000 iscritti. Se questa cosa ti piace, seguici. Perché? Perché ogni giovedì siamo online alle 21 in diretta con la dottoressa Bazzoli e il sottoscritto per rispondere a tutte le tue domande dedicate a dieta chetogenica e stile di vita chetogenico. Inoltre, giovedì prossimo faremo un webinar speciale che parlerà dei capelli, della caduta dei capelli con le diete e in particolare la dieta chetogenica, cosa che talvolta capita, e tutte le strategie per fronteggiare questo tipo di problematica. Ti lascio il link qui sotto per l'iscrizione, è un webinar completamente gratuito, ma che necessita di iscrizione se vuoi seguirlo. Quindi ti lascio nel link qui sotto nella descrizione dell'episodio il link per iscriverti al nostro webinar del giovedì 17 ottobre. Ti aspetto. Cominciamo quindi il nostro episodio del giorno, quindi l'argomento acqua. Perché ci interessa bere a sufficienza? Beh, in generale perché chiaramente l'acqua non solo è il principale, diciamo, è la principale sostanza che compone il nostro organismo, parliamo del 60-70% di acqua come base del nostro peso, ma soprattutto per tutte le funzioni legate al corretto funzionamento delle nostre cellule e poi dei tessuti, degli organi e così via, abbiamo necessità di essere correttamente idratati. Abbiamo dei segnali di scarsità d'acqua che vengono captati dal nostro cervello e ci fanno venire sete. Però questi segnali nel tempo possono perdere un pochino di brillantezza, nel senso che per chi non è abituato a bere, per chi effettivamente beve poco, come direi molti e molte delle mie pazienti che vedo durante la settimana, questo tipo di segnale della sete è qualcosa che arriva davvero davvero troppo tardi, quindi troppo in là, quando ormai il nostro corpo si è sostanzialmente già disidratato o sta per farlo. E questo tipo di momento andrebbe evitato. Perché? Perché chiaramente noi vogliamo stare in uno stato di idratazione che certo non deve essere eccessivo, cioè di iperidratazione, ma che neanche deve essere troppo scarso. Come si arriva a questo punto paradossale? Beh, questo sistema è un po' allenabile, quindi l'organismo meno riceve acqua, più di necessità virtù fa con l'acqua che arriva, con l'acqua che gli diamo. E dunque cerca di chiamare la sete, il segnale di sete a un certo punto, proprio quando ormai siamo davvero in pericolo. Ed ecco spiegato perché molte persone di fatto non sentono nessun tipo di segnale di sete, nonostante la
appunto veramente quantità molto molto risicata di acqua che vanno a bere durante il giorno. E parliamo anche di, ho avuto pazienti che bevono magari un bicchiere o due di acqua al giorno e basta, e non parlo solo di acqua ma di tutta la parte liquidi della giornata. E chiaramente la dieta chetogenica a maggior ragione richiede più acqua. Perché? Perché è una dieta che va a aiutare l'eliminazione dei liquidi, a partire dai liquidi in eccesso, sì, ma anche dai liquidi corporei, per esempio nella massa muscolare. E dunque è facile, a maggior ragione con dieta chetogenica, avere problematiche di disidratazione anche più velocemente rispetto ad altre diete o rispetto al tuo quotidiano. Inoltre, la dieta chetogenica, se non viene fornita sufficiente acqua, può causare anche piccole noie come crampi o anche spossatezza, abbassamenti di pressione e così via. Ecco quindi che bere a sufficienza in tutte le stagioni, compreso l'inverno, è molto molto importante. Quindi non è solo una questione di bere d'estate perché d'estate fa caldo, ma durante tutto l'anno bisogna bere a sufficienza. Quant'è il sufficiente? Direi almeno 2,5 litri al giorno, e chiaramente se possiamo anche salire a 3, tanta roba. Quando parlo di idratazione non parlo solo di acqua, quindi parlo ad esempio di bere tisane, di bere, non so, quanto caffè beviamo, di bere eventuali bibite, ok? Quindi tutto quello che riguarda il nostro bere totale. E la dieta chetogenica ha anche un altro limite, se vogliamo, riguardo all'idratazione, che gli alimenti che contengono acqua che consumiamo effettivamente sono piuttosto pochi e in piccole quantità. Infatti, se l'acqua è contenuta principalmente in frutta e verdura, che sono gli alimenti effettivamente che ne contengono di più su 100 grammi, la frutta sostanzialmente la andiamo ad abolire o quasi, no? La consumiamo in piccole quantità, salvo diete per gli sportivi dove occasionalmente la possiamo usare. Invece per la verdura, certo ne mangiamo quantitativi magari discreti, ma comunque quantitativi che sono circoscritti a certe quantità e che quindi potrebbero anche abbassare la porto di acqua anche da fonti alimentari. A maggior ragione quindi la dieta chetogenica richiede più acqua di altre diete. Dunque vediamo un po' come bere un po' di più, come fare a bere un po' di più anche se il nostro cervello non è abituato a farlo. La cosa, la buona notizia è che certamente possiamo riabituarlo ad avere sete. Questo richiede del tempo, soprattutto se sono magari mesi o anni che lo abbiamo disabituato ad avere sete. Ma la cosa buona è che certamente il nostro cervello è allenabile anche in questo senso, come in altri, e dobbiamo dunque fare in modo che la presenza di acqua nel nostro quotidiano sia sempre abbondante e continua. Come fare? Anzitutto dobbiamo, diciamo, lavorare un po' di tattica, no? Dobbiamo trovare tutta una serie di escamotage per fare in modo di non tanto aspettare di avere sete, ma di bere anche se di sete non ne abbiamo. Ecco, è così che forzeremo il nostro cervello ad avere sete un pochino prima, e anche il nostro corpo, perché no, a usare e sfruttare meglio il turnover dell'acqua tra entrata e uscita. Quindi parliamo di questi rimedi, ne vediamo alcuni insieme, no? Di queste tattiche per cercare di bere un po' di più. Allora, anzitutto bere subito non appena ci svegliamo, questo è il primo punto che ha senso dire. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare durante la giornata, se non abbiamo l'abitudine di bere, è proprio bere per esempio uno o due bicchieri d'acqua, una tazza di acqua calda, per esempio di acqua calda e limone. C'è chi per esempio ha problemi con l'intestino, magari può usare anche dell'acqua calda col magnesio all'interno. Tutto questo chiaramente, oltre a darci una piccola coccola mattutina, ci dà anche l'opportunità di bere i primi 250-300 millilitri di acqua, che già su 2 litri abbiamo già fatto più del 10% del nostro quotidiano, e questo appunto a costo zero. E ovviamente farlo questo quando, non tanto a colazione, ma proprio prima ancora di far qualunque altra cosa che vogliamo fare durante la mattinata, prima di andare, insomma, a lavorare o a fare i nostri impegni mattutini. Altro rimedio importante è di tenere sempre e comunque l'acqua sotto mano. Quindi l'acqua deve stare in tutti quegli ambienti che noi frequentiamo e che noi andiamo a con cui andiamo a interagire.
e non vuol dire portarsi sempre dietro la stessa acqua, cioè se, per carità anche, non c'è dubbio, ma è proprio più interessante ancora fare un lavoro di questo tipo, quindi avere per esempio a casa, ovviamente in ufficio, per esempio nella borsa della palestra perché ci va, e in tutti quei momenti, in quei posti tattici dove trascorriamo del tempo durante il giorno, avere una nostra bottiglia o bottiglietta di acqua sempre a disposizione e metterla anche in zone dove noi la vediamo, perché non vuol dire purtroppo avere una bottiglietta in ufficio, nell'armadio magari, non vuol dire consumarla. Perché? Perché il nostro cervello appunto si distrae facilmente, soprattutto su cose che non ritiene emergenziali, non ritiene prioritarie per lui, e dunque dobbiamo averla proprio davanti a noi. Quindi se come ora sono alla scrivania, voglio imparare a bere, mi metterò un bicchiere con la bottiglia d'acqua proprio di fronte a me. Questa cosa aiuta molto proprio a, visualizzandola, a ricordarsi di bere. Poi, altra tematica importante, cercare di usare un bicchiere con una certa capienza. Quindi anche questo può dare una mano. Quindi a parità di ovviamente bere dei bicchieri d'acqua al giorno, quindi abbiamo appena detto magari in ufficio, a casa e negli ambienti che frequentiamo, avere un bicchiere più grande ci aiuta, perché comunque facciamo la stessa fatica sostanzialmente a bere da un bicchiere piccolino e da un bicchiere di magari dimensioni doppie o triple. E magari potrebbe essere interessante usare anche una tazza, che sicuro contiene più acqua di solito dei bicchieri tradizionali. Questo aiuta a aumentare l'acqua per volta che andiamo a mangiare, sì, che andiamo a bere, scusate, andiamo a bere durante appunto ogni assunzione di liquidi. Poi abbiamo il tema dei sapori. L'acqua per molte persone può venire un po' a noia in termini di sapori, perché di sapore tecnicamente non ne ha, e dunque per persone che magari associano la gioia di bere a un sapore particolare, questo può essere certamente un qualcosa che alla lunga stufa. E come possiamo fare? Beh, in questo caso molto facile, abbiamo tre scenari. Il primo è di usare appunto tisane, tè e quindi caffè americano per esempio, anche se certamente partirei dalle tisane. Questo tipo di appunto di tattica ci consente di avere un gusto che poi scegliamo noi, soprattutto con le tisane, e che può darci quella soddisfazione anche al gusto che certamente contribuisce nel magari bere di più di quella stessa bevanda. Secondo scenario è quello del insaporire proprio l'acqua con per esempio un po' di zenzero dentro, o non so, il cetriolo, la zucchina. Questo si fa molto per esempio nei paesi del nord, no? Anche nei ristoranti servono proprio l'acqua con già dentro qualcosina in termini di verdura o comunque di spezia che viene contenuta nell'acqua stessa. E dunque questo, per lo stesso discorso, può dare una palatabilità certamente più elevata e quindi dare più supporto e conforto quando andiamo a bere l'acqua. Terzo scenario, se vogliamo quello che preferirei un po' meno, ma che si può utilizzare, è quello di usare degli insaporitori artificiali. Ce ne sono molti in commercio, anche di nomi abbastanza famosi. Questi, al gusto di solito di frutta, o comunque gusti molto freschi, possono dare appunto un sapore piuttosto dolce all'acqua e rendere anche le persone meno avvezze a bere acqua certamente più vogliose di farlo. Perché dico che è l'ultimo rimedio? Perché comunque stiamo parlando di qualcosa che dovremo fare per molti giorni, o magari farlo tutti i giorni, e dunque se possibile cerchiamo di evitare di consumare alimenti comunque con base chimica artificiale e comunque alimenti che non contengono solo cose che fanno bene, di usarli costantemente pur di bere. Quindi cerchiamo di usarli magari per il primo periodo per riabituarci a bere, e poi pian piano passiamo magari a tisane o all'acqua sostanzialmente liscia, ok? Poi durante lo sport, per chi fa sport, e ovviamente il mio suggerimento è di farlo, è interessante aiutarsi proprio con esso per bere di più, perché lo sport è qualcosa che ovviamente ci fa alzare la temperatura corporea, aumentare il dispendio energetico e anche ovviamente sudare qualcosina in più. E ovviamente la sete in questo caso viene un po' prima,
Ed ecco quindi che avere la nostra acqua e bere in maniera abbastanza abbondante durante lo sport può essere veicolo per aumentare le quote di liquidi che andiamo a bere durante il giorno. Il consiglio qui è di bere comunque a piccoli sorsi durante lo sport e costantemente, non di bere un litro d'acqua tutto insieme, magari anche fredda, perché potrebbe provocare qualche noia a livello digestivo. Dunque, attenzione a questo piccolo dettaglio che fa certamente poi la differenza. Poi esistono anche per i più, diciamo, smemorati e per i più distratti delle app sul telefono che possono ricordarci ogni tot, che insomma il tot lo impostiamo noi, mezz'ora, un'ora, due ore, di ricordarci di bere. Quindi suonano come una sveglia costantemente, ovviamente negli orari diurni, e ci aiutano a dare il ritmo proprio al nostro bere quotidiano. Perché questo? Perché a volte anche avere un qualcosa che ci piace, per esempio abbiamo portato in ufficio il nostro tè verde, benissimo, nella nostra borraccina, abbiamo la borraccina davanti, abbiamo il bicchiere grande a sufficienza davanti, e però alla fine della mattinata, complice magari la riunione, la chiacchierata col collega, l'intensità del nostro lavoro, abbiamo fatto tutto tranne bere. E dunque ci troviamo davanti la mattinata, abbiamo terminato la mattinata e sostanzialmente non abbiamo bevuto nulla. Queste app servono proprio a questo, a evitare di incorrere proprio nel flusso della concentrazione e di rischiare di completamente abbandonare l'idea di bere. Quindi queste app sono interessanti proprio per quelle persone, magari anche tu sei una di queste, che fa fatica nonostante tutti quei punti che abbiamo detto prima a raggiungere le sue quote quotidiane di acqua. L'app più famosa è l'app Bere Acqua, si chiama, quindi con ovviamente grande fantasia si chiama così, Bere Acqua, ed è una app che è appunto in lingua italiana, che ci può dare una mano proprio a dare il ritmo, soprattutto nei primi 20-30 giorni, quando effettivamente questa cosa non è ancora nella nostra mente e come abitudine, a ripartire con le quantità di liquidi corrette. Quindi questi sono i miei suggerimenti per bere acqua a sufficienza anche nella stagione autunno-inverno, la stagione più fredda, la stagione dove anche i livelli di sete si attenuano ulteriormente. Perché ricorda, la dieta chetogenica è una dieta che certamente aumenta la diuresi dei liquidi, riduce gli alimenti che contengono acqua, e dunque abbiamo bisogno di integrare non solo gli alimenti cheto ma anche le giuste dosi di acqua durante il giorno. E questi sono i consigli per aiutarti a centrare tutti i giorni le quantità d'acqua che devi portare a termine. Se ti è piaciuto questo episodio, metti le 5 stelline sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando, e ti ricordo il webinar di giovedì prossimo 17 ottobre, ti lascio il link qui sotto per l'iscrizione, è un webinar gratuito che parlerà di caduta dei capelli e dieta chetogenica, come ovviare con tutte le soluzioni possibili al problema della caduta dei capelli, che tra l'altro attanaglia anche questo momento particolare dell'anno con il cambio di stagione e di temperatura. Ti aspetto nel webinar e ci sentiamo al prossimo episodio. Un saluto dal Doc.